La settimana scorsa, con una sentenza destinata a fare storia, il Tribunale del Lavoro di Milano ha accolto il ricorso di Shahzad Syed, uno studente pakistano di 26 anni arrivato in Italia 15 anni fa. Syed, intenzionato a svolgere il servizio civile presso la Caritas Ambrosiana, si era visto respingere la sua richiesta perché priva del requisito della cittadinanza italiana. Syed, che in Italia ha frequentato le medie inferiori e superiori e oggi studia all'università, non si è dato per vinto e, sostenuto da varie associazioni e da alcuni sindacati milanesi, lo scorso ottobre ha presentato un ricorso al Tribunale del Lavoro di Milano. Il giudice Carla Bianchini ha dato ragione al giovane, definendo discriminatorio il requisito richiesto e intimando all'Ufficio Nazionale per il Servizio Civile di modificare il bando, affinché venga garantito questo diritto-dovere anche agli stranieri regolarmente soggiornanti in Italia. Un dovere che, tra le altre cose, garantisce in alcuni casi a studenti come Syed il riconoscimento di crediti formativi in sede universitaria. Politici come l'europarlamentare Mario Borghezio, interrogato sulla sentenza del tribunale milanese, ha parlato di bestialità e sottolineato il rischio di possibili abusi e indebiti favoritismi per gli immigrati. Favoritismi, a voler usare le parole di Borghezio, che vanno avanti già da alcuni anni, visto che a livello locale molti comuni e regioni garantiscono agli stranieri e ai loro figli quello che molti invece considerano un diritto.